Ok. Comunque poi appena finisce sto budellino ci possiamo muovere. Io vorrei riorganizzare una cosa che avevo fatto tempo fa, che è una figata, cioè delle camminate per la città e poi fermarsi a disegnare, perché è una cosa che mi è piaciuta un sacco quando l'abbiamo fatta, sono obiettivi ed è un modo per riappropriarsi degli spazi. Quando stai per finire il disegno me lo dici. Quindi oltre al disegno hai dato anche una notizia. Puoi fare la sì, sono delle. Il problema è che proprio ci vuole bel tempo e poi soprattutto potrei fare un minimo di. Oddio, si potrebbe fare anche adesso perché non è che devi stare vicino. Cioè devi farsi delle camminate, poi fermarsi per acquerelli, cose disegnare. L'abbiamo fatto anni passati, è stato bellissimo. E fare partecipare tutti quelli, tutte le persone che vogliono, questa estemporanea all'aperto. L'ultima cosa che avevo pensato, quando stavo tempo fa, però c'era ancora la passata amministrazione, era quello di fare una giornata così al cimitero centrale, che là ci sono delle opere bellissime, la parte monumentale, che non si caga nulla praticamente, è una parte meravigliosa, che immagina tipo fotografi e disegnatori che sono lì, e poi mettere tutti questi disegni online, sarebbe figo, no? Senti, visto che ci siamo, dici anche di questa storia di Ene Clarenza che stai disegnando. Certo. Quindi facciamo una video, un'intervista, sì. Estemporanea. Certo, certo. Allora, questo libro su di Ene Clarenza che uscirà per Tunue nel 2000, ormai credo 22, è un libro bello tosto perché sono 150 pagine, un bel volume a colori, è una storia che io veramente da tanto tempo e che sulla quale sto investendo proprio personalmente per poter raccontare una parte della storia di Messina che non sia per forza di cose tipo il terremoto o in questo caso Caravaggio per esempio non è la classica storia, no? Ma soprattutto volevo raccontare una storia di autodeterminazione di un popolo che è quello messinese, molti non conoscono, ed in particolare la storia di due donne che spesso quando sono narrate nella storia o sono prostitute o sono pazze o sono streghe, non è che c'è molto da di differenza, ci sono quasi io, no? E a posto, poi ci siamo quasi, possiamo chiudere. Per cui con questo libro qui volevo fare una triplice operazione, beh, di fumetto, storica e di e diciamo anche sociale. Firmalo con noi. Per cui è un lavoro che vedrà la luce prossimamente e dove appunto protagonisti sono due donne messinesi, poco conosciute se non per quello appunto che si sa. Tra l'altro ci sta lavorando gente di ragazzi di Messina, giovani disegnatori, giovani illustratori che mi stanno dando una mano. È un progetto in cui credo molto, soprattutto affinché possa essere venduto nelle scuole, possa girare dei ragazzi e farci capire una volta di più chi siamo noi veramente, da dove veniamo, perché ce lo siamo un po' dimenticati.